Seconda delle tre parti in cui ho diviso la lunga chiacchierata in compagnia di una pizza nel centro di Napoli con il sociologo e saggista Luigi Caramiello. Dopo aver parlato nella prima parte, già in rete, di Craxi, socialismo e della città di Napoli, qui dice la sua sul meridionalismo, sui briganti, su Garibaldi, partendo dal Regno delle Due Sicilie, subito dopo la sigla. Io non credo che noi dobbiamo avere nostalgia del Regno delle Due Sicilie. No, no, io per non dico carità, questo. Il Regno delle Due Sicilie è l'unica 248 km di ferrovie, che non c'era una strada che portava nell'interno, che aveva 80.000 lazzari per le strade di Napoli e poi facevano le sederie di San Leucio, le ferriere e qualche altro episodio per dare un, per mettersi un fiore all'occhiello di tipo illuminista. Ma voglio dire, questa Italia andava unificata. Questo accade sempre, anche gli alleati e la resistenza ha raccontato la storia dalla parte del vincitore. Io dico per fortuna, mio padre era un partigiano, io ne vado orgoglioso e fiero. Ma insomma, poi bisogna capire una cosa, questo Regno delle Due Sicilie, se andava così bene, come ci sembra raccontare un neomormonismo cialtrone, com'è possibile che 1.000 avventurieri fanno crollare un esercito che si dice il più forte del Mediterraneo e forse dell'Europa? Diciamo, quelli ci sono stati tradimenti, passaggi di campo, allora significa che le cose non andavano così bene. Certo. Voglio dire, la Sicilia era già in rivolta, c'erano già 70.000 picciotti pronti che hanno aderito alle truppe garibaldine. Poi sono stati fatti 1.000 errori, mille errori. Ma il paese era il Regno delle Due Sicilie in condizioni disastrose, a parte qualche episodio industriale, qualche fiore all'occhiello, le sederie di San Leucio, ma non c'era niente, non voglio dire. E poi le atrocità, che pure ci sono state da entrambe le parti, insomma è stata una guerra civile, non c'è dubbio, alcuni stavano con i Borboni, alcuni stavano con i Savoia. Ma negli stessi anni, 1860, gli Stati Uniti d'America, si scannavano fra nordisti e sudisti e i democratici del sud erano sostenitori dello schiavismo, mentre il repubblicano destroyed Lincoln è quello che ci ha perso la vita per eliminare lo schiavismo dagli Stati Uniti. Le guerre non sono mai un pranzo di calma. Fammi la differenza tra la denominazione partigiano e la denominazione brigante. Se la vedi e se c'è. È molto complessa questa domanda. Però io ritengo una cosa molto semplice, che la qualifica di un combattente di qualunque natura sia data dai contenuti della sua battaglia. Cioè, se sei un rivoluzionario perché vuole abolire la democrazia e instaurare la dittatura, tu sei un criminale. Se sei un rivoluzionario perché vuoi abolire la dittatura e instaurare la libertà, tu sei un eroe. È il contenuto della tua battaglia che dà significato storico e valore alla tua identità. I partigiani italiani combattevano contro i tedeschi, contro il fascismo per liberare l'Italia e fare del mio paese una democrazia moderna. Erano degli eroi. E quelli invece che combattevano per tenere in piedi un'alleanza con Hitler, che aveva portato ad Auschwitz, a Marzabotto, all'uccisione di Carlo Rosselli, di Giacomo Matteotti, erano dei criminali. Ma non perché hanno vinto i vincitori, perché i valori storici che possiamo rilevare e misurare con il metro della morale, non del relativismo che tutto mescola e che tutte le vacche sono bigie di notte. Sono i briganti. Una parte cospicua di loro erano dei criminali autentici che si sono abbandonati al saccheggio, all'espropriazione dei beni altrui, al furto, allo stupro. Un'altra parte erano dei combattenti, anche in buona fede, che credevano nella monarchia borbonica, che aderivano a quel disegno e che non accettavano, diciamo, quest'unità d'Italia nel segno di un regno di Piemonte che sembrava avere l'immagine degli invasori. Però bisogna ricordare che quando Garibaldi è arrivato a quattro passi da qui, a Piazza dello Spirito Santo,
non è stato sparato neanche un colpo di revolvere, la città in massa l'ho accolto come un liberatore. Dopo i moti del 48, nel quale fu coinvolto anche un mio antenato, Sebastiano Caramiello, il quale è stato uno dei capi della rivoluzione del 48, il re che aveva promesso la Costituzione si rimangiò tutto, combinò una quantità esagerata di pene di morte, spedì nelle patrie galere di Procida e nelle segrete migliaia di persone e la città aveva vissuto 12 anni di terrore. Però Pisacane aveva fallito a Sapri. Pisacane ha fallito a Sapri. Era stato perché, ucciso. Perché non erano pronti? Forse era sbagliata? Pisacane è un episodio che in qualche modo vago, è apparentabile alla velleità dei rivoluzionari di Castel Sant'Elmo del 99. Cioè il popolo era con i Borboni e con la Chiesa, non era pronto per incarnare l'ideale illuminista e per avere la rivoluzione e la libertà. Si può dire che è stato sbagliato anche Pisacane, sbagliò anche la location, perché se andava in Sicilia, come invece ha intuito Garibaldi. Questa è una considerazione assolutamente plausibile, non c'è alcun dubbio. Cioè in Sicilia probabilmente aveva delle chance, ma era prematuro. Perché il governo britannico, le associazioni operaie britanniche, quella è una cosa che bisogna capire. Garibaldi mica è uno che viene dal niente, Garibaldi è stato l'eroe dei due mondi, l'eroe della rivoluzione in America Latina. Garibaldi in Inghilterra ha avuto un finanziamento dalle società operaie, dai sindacati, di proporzioni esagerate, danaro, soldi, più quelli che sotto banco gli faceva arrivare Cavour. La situazione nel nord Italia qual era? Mica stiamo migliore, parlando... indiscutibilmente migliore. Il reddito pro capite era quasi doppio ed è rimasto tale ancora oggi. Gli episodi industriali erano 3-4 volte tanto. La dimensione della mezzadria caratterizzava buona parte del mondo rurale, mentre nel latifondo sopravviveva nel mezzogiorno. Il mezzadro è già un imprenditore, era più moderno, non c'è alcun dubbio su questo, era più moderno, era più legato ai circuiti internazionali, non c'è dubbio. E non si venga a dire che il Banco di Napoli è stato depredato, ma perché quelli che erano i soldi del popolo, le politiche sociali nel Regno delle Due Sicilie non esistevano.